Salve a tutti, bentornati in questo mio nuovo video. Finalmente torniamo con una reaction dopo tantissimo tempo che non ne facevo una. Però c'erano dei video che mi premeva di più fare, quindi ho deciso di dare la precedenza a quelli. Tipo l'intervista doppia con Mastrovecchi, spero che l'abbiate vista. In tal caso ve la lascio qua sopra, dategli un'occhiata perché secondo me può essere davvero molto interessante. Alla fine è come se fosse un video FAQ che dura 40 minuti a tutte e due. Dove lo trovate un contenuto del genere su YouTube Italia? Non lo trovate. Tra l'altro merita molti più iscritti di quanto ne abbia io. Parlando del buon YouTube, oramai qualche settimana fa, come forse qualcuno di voi saprà o ve ne siete accorti, mi hanno anche tolto la monetizzazione dei video. Non me ne frega niente, anche perché tanto non ci avrei mai fatto una lira con YouTube e non l'ho fatto per quello. Ai tempi presi la partner perché ancora c'erano dei privilegi tra chi l'aveva e chi no. Come ad esempio si potevano mettere le miniature personalizzate, si potevano programmare i video, tutte quante cose che appena io presi la partner poi hanno reso disponibile a tutti quanti, quindi sti cazzi. Per cui, visto che non possono demonetizzarti un video se te la monetizzazione non ce l'hai, godetevi 5 secondi di contenuti che secondo le politiche di YouTube non potrebbero stare sulla piattaforma in quanto contenuti sensibili, con tanto di musica coperta da copyright. Cazzate a parte, incominciamo a parlare del manga di oggi. To You, The Immortal. Nuovo manga, ma nuovo neanche tanto, dal momento che in Giappone è pubblicato dal 2016. Di Yoshitoki Oima, autrice che io avevo imparato ad apprezzare con Silent Voice. Storia uscita oramai un paio d'anni fa, che io avevo apprezzato, e trovate anche qualche video qua sul canale dove ve ne parlavo. E se ne era anche parlato recentemente, visto che non troppo tempo fa è anche uscito il film d'animazione tratto da quel manga. Quindi sono molto curioso di vedere il nuovo lavoro di questa autrice, che nella sua prima storia mi aveva davvero colpito molto per lo stile di disegno e per come tratta e sviluppa i personaggi delle sue storie. Per quanto Silent Voice non era perfetta, era una storia che aveva comunque sia degli scivoloni. Ma non stiamo qui a parlare di Silent Voice, il passato è passato, abbiamo già speso fin troppe parole su questo canale per parlare di quel fumetto, quindi casomai se vi interessa recuperatevi quei video e anche la storia, recuperatevi, perché comunque è carina. E quindi, armati del nostro fedele iPad, perché si sa, Samsung merda, andiamo a leggere le scan di questo primo capitolo. È impressionante, era davvero da un po' che non andavo su questi siti di scan e sono sempre più pieni di pubblicità. E tra l'altro tutte quante le pubblicità che ho trovato riguardano la perdita di peso. Manga Eden, stai per caso cercando di dirmi che sono grasso? No, fanculo, queste sono in inglese. Io non lo so l'inglese. Ci ho messo un po', ma per voi sarà stato giusto un secondo. Ma ho trovato un nuovo sito che mi piace già di più perché hanno le scan in italiano e non mi dice neanche che sono grasso. Prima di incominciare a leggere, però, voglio farvi giusto una brevissima introduzione su quello che dovrebbe essere la storia. Si preannuncia essere una storia fantasy con un personaggio immortale che viene mandato sulla Terra e che può prendere le sembianze di qualsiasi cosa è mortale. Incontrerà un ragazzo e incominceranno il loro viaggio in mezzo alla tundra. Infatti, i disegni che più circolano in rete riguardo questo manga riguardano questo ragazzo con questo lupo bianco in mezzo alla neve. Presumo che il lupo sia l'immortale, quindi mi interessa molto perché, come vi avevo già detto, Yoshitoki Oima mi aveva colpito proprio per come riesce a gestire i personaggi, il rapporto tra questi, e quindi secondo me una storia con questi due personaggi all'interno di uno scenario così ostile comunque sia... molto solitario e isolato può dare il via a delle situazioni comunque introspettive e può far emergere i caratteri dei personaggi che secondo me l'autrice è in grado di gestire abbastanza bene. Ma comunque andiamo a leggere perché così friggiamo semplicemente aria. Questo primo capitolo si apre proprio con una voce narrante che dice infatti che all'inizio era solamente una sfera, basta, ma che comunque poteva cambiare forma e trasformarsi in tutto ciò che la circondava. Siamo sempre gli stessi pure se cambiamo ogni secondo. E come vi ho già detto, ecco che si trasforma in questo lupo e comincia a vagare per questa tundra. No, che tristezza. Si è trasformato nel lupo che era di questo ragazzino e praticamente il lupo è morto e lui è tornato a casa, ma non è più il suo lupo.
Oh, cane, cioè, che triste, le prime tre pagine è già morto un personaggio, e per di più un cane. Comunque sì, come avevo già detto, il disegno di questa autrice a me piace davvero tanto. Molto sporco, sembra quasi tremolante, i personaggi hanno dei segni molto netti. Non gioca molto sui chiaroscuri, sono praticamente quasi tutti quanti colori sempre molto chiari all'interno delle tavole. È proprio delicato, anche i dettagli che fa riescono proprio a entrare all'interno dell'intimità di questa coppia, diciamo, di protagonisti, questo ragazzino e questo suo cane lupo. Già in un paio di dialoghi comunque sia è comparsa la parola morte, proprio per mettere comunque, secondo me, in risalto quello che sarà il leitmotiv di tutta quanta la storia, ossia che questo essere è appunto immortale e si relaziona con delle persone e delle cose comunque che sono mortali. Bello bello, pochi dialoghi, parlano molto di segni, come vi ho detto la regia è veramente veramente bella di questo manga. Riprova che Yoshitoki Oima magari sarà ancora un po' grezza, ma secondo me ha veramente tanto tanto potenziale. Mi piace proprio come fa i fumetti, poi io saranno gusti, c'è ancora chi mi dice che a Silent Voice è brutto, fate un po' come cazzo vi pare. Che poi tra l'altro anche il periodo storico, diciamo, in cui è ambientata questa storia è molto difficile da inquadrare da queste prime pagine. Non riesco a capirlo, è proprio molto anacronistico, sembra fuori dal mondo. Potrebbe essere una storia medievale come ambientata ai giorni d'oggi. Il protagonista va a pesca e in un attimo è subito Sanpei. Ma guarda quanto cazzo sono belli i primi piani di sto cane. Come vi ho detto, la lettura è molto veloce, si lascia molto spazio ai disegni che parlano loro al posto dei testi. Sì, credo di aver già letto una quarantina di pagine e è passato davvero poco tempo, eppure non mi dà l'impressione di aver fatto una lettura frettolosa o di essermi perso qualcosa. Tra l'altro, una cosa che mi ero scordato di dirvi prima, ve lo dico adesso mentre continuo a leggere. Questo fumetto l'ho conosciuto grazie a un video del buon Mastro Vecci che mi ha fatto conoscere appunto dell'esistenza di questa storia, e quindi sono stato subito molto incuriosito dopo aver visto il suo video e per questo ho deciso anche di leggerlo. Il video ve lo lascio qua sopra nelle schede. Lui ha comprato il primo volume in inglese, ma io che l'inglese non lo so, aspetto che uscirà qui in Italia. Sì, è proprio bello, cioè da ste tavole si vede proprio il rapporto tra il cane e il padrone, che come vi dicevo all'inizio era facilmente intuibile, sarà cardine di tutta quanta la storia. No, quando cadi dentro l'acqua ghiacciata devi immediatamente toglierti i vestiti, altrimenti ti ghiacci, me l'ha detto Bear Grylls. I disegni sono proprio belli, non saranno troppo dettagliati, non saranno troppo realistici, né neanche troppo stile manga proprio in senso stretto, eppure con pochissime linee riesce a fare queste linee così morbide, questi personaggi così belli, cazzo! È bello poi come sotto alcune tavole ci siano i numerini, no, disegnati, proprio sintomatico del fatto che questa autrice ancora fa quasi tutto praticamente a mano e dal disegno si vede. È curioso vedere come in un periodo dove comunque i mangaka, ma i fumettisti in generale, anche quelli più di vecchia scuola, quelli che fanno questo lavoro da una vita, hanno incominciato a utilizzare più o meno tutti quanti il computer e sicuramente anche lei lo userà. Però proprio vedere che è un'autrice così giovane, perché comunque ha meno di 30 anni e per il mondo del fumetto meno di 30 anni sono davvero pochi, in particolare quello giapponese dove i nomi, specialmente quelli più affermati, sono tutti molto più grandi, vedere appunto come utilizza ancora queste tecniche così tradizionali, diciamo. Poi sta ragazza è giovane, disegna bene, fa delle storie molto interessanti con delle tematiche molto particolari e spinose che di solito non si vedono. Ho viste le foto per realizzare questo video perché comunque mi sono andato a informare, eppure fregna, che volete di più? È pesante, raga, è pesante tanto. Non dimenticarti mai di me. Basta! Ah, e abbiamo capito che in poche parole questo spirito si trasforma nelle creature non mortali, le creature morte. Questa era l'ultima tavola e bello, 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 bello.
Davvero molto molto interessante, il primo capitolo è lunghissimo, saranno un'ottantina di pagine come vi ho già detto, scorrono davvero molto molto velocemente e cazzo, proprio figo figo. Molto interessante come vi ho detto, si preannuncia essere un qualcosa di abbastanza onirico, forse metafisico, parole a caso, e sembra trattare come oramai di consueto per l'autrice le tematiche abbastanza toste e difficili. E non so che dirvi, non vedo l'ora che esca in Italia perché tanto molto probabilmente uscirà visto il buon successo che ha avuto a Silent Voice. Tanto in Giappone, come vi ho già detto, è in corso dal 2016 e sono usciti sui 6 volumi, per cui chissà che non venga annunciato magari proprio dalla Star Comics che aveva già portato Silent Voice magari già quest'anno. Io ci spero davvero tanto. Vi lascio qua sotto il link per leggere le scan in italiano in modo che anche voi possiate leggere questo primo capitolo, in modo che possiamo discuterne in maniera più facile visto che io non posso farvi vedere tutte le immagini. Quindi se non l'avete già fatto, leggetevi questo primo capitolo e fatemi sapere qua sotto nei commenti quello che ne avete pensato. Come vi ho già detto, a me è piaciuto davvero davvero tanto. Se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere lasciandomi un pollice in su e iscrivetevi al mio canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Inoltre potete anche spuntare la campanella così che vi arrivano anche le notifiche. Oramai ho fatto 2000 iscritti, sono uno youtuber lanciato, devo fare tutte quante le classiche frasi di rito, e quindi vi ricordo anche di seguirmi su tutti quanti i miei social che trovate sempre qua sotto nella descrizione, in modo che io possa aumentare gli iscritti e accrescere sempre di più il mio ego. Quindi ciao ragazzi e ci vediamo prossimamente con un nuovo video, che non so se sarà quello alla quale sto lavorando con un'altra persona, ma se dovesse essere quello sappiate che sarà davvero fico.